politica, sono andato oltre la politica. Io sono un'anima, sono spirito. Io se scendo vi penetro. Nel senso metaforico, cioè in realtà. Fisicamente un po' assomiglia a Beppe. Io? Però la voce. No, non sono io. Non sono io? Non sono Beppe. Posso chiedervi cosa vi aspettate? Sai che non lo so, spero che non fischino, perché l'ultima volta che sono andata 6 anni fa l'hanno fischiata all'inizio ed era neanche nel periodo in cui c'era il Movimento 5 Stelle App, era un momento un po' di cose. Non vanno a votare, non hanno più, non me ne frega più niente. Ed è giusto così, io non ero lì per spiegarvi il perché. Non avevo spiegazioni. Un po' malinconico, cosa? No, perché? Come signora? L'ho trovato un po' spento io. È veramente bravo, cioè ce ne vorrebbero tanti come Beppe, a livello artistico, a livello umano, è proprio veramente bravo. Ma la gente come ha risposto? Applaudito? Applaudito, è stato un grande, veramente. Vi posso chiedere un parere? Cosa ve ne è parso? Di che cosa esattamente? Di Beppe Grillo. Non ho capito, scusa, rifacciamo tutto da capo. Ma lei è entrato al teatro e non ha visto Beppe Grillo? L'elevato. No, lo stava. Ecco! L'elevato! Abbiamo visto anche l'altrovismo. L'altrovismo. Prenderemo l'8 per 1000, ce la faremo. Sì. Perché lui adesso vuole fondare una nuova religione, no? No, l'ha già fondata. Ne facciamo tutti parte, tutti quelli che sono. Si chiama? Altruismo. Lei è un fedele seguace subito? Non ancora, perché si aspetta. Se avesse voluto farmi ridere, parlava come 20 anni fa, problemi non ce n'erano. Qua c'è un po' da ridere, ma anche cose serie. Da riflettere. Certo. Penso che sia troppo avanti, è troppo avanti. Era avanti 20 anni fa quando diceva certe cose. E lo trovo che sia molto avanti oggi e mi apre le menti. Ma quindi si deve preoccupare Papa Francesco se fonda una religione nuova? Saremo dalla sua parte, non dalla parte di Papa Francesco, ma dalla parte di Beppe. Beppe non è il Grillo di 20 anni fa, meno male, vuol dire coraggioso, si mette in gioco.